Eccoci a Schladming, la mattina della grande gara sulla Planai con Roberto Lorenzi, direttore tecnico per le discipline tecniche. Un bilancio di questi 7 slalom. Un bilancio. Beh, il bilancio è che siamo cresciuti e che alcuni ragazzi sono, secondo me, con un passo di gara come i migliori. Chiaro, qualche errore di troppo, qualche sbavatura, però due podi li hanno portati a casa, uno grosso, uno Finazzer, e secondo me siamo al punto adesso che possiamo ancora giocarceli. Ci sono tre atleti particolarmente in forma, secondo me, in questo momento: Finazzer, Razzoli e Morberger, però anche gli altri, secondo me, possono dire la loro. La pista è molto bella, ci sono le condizioni perfette qua e quindi penso che sono ottimista, ecco, vogliamo giocarcela, siamo sicuri di potercela giocare. Certo, Gross ha fatto due podi sulla Planai, ma soprattutto un podio inizio stagione, poi una flessione. Come stai? Cosa ti aspetti da Sabo? Beh, Sabo è quello un po' più che negli ultimi slalom è andato un po' incalando. Forse ci si poteva aspettare una cosa del genere, perché quando uno torna da un infortunio di solito ha sempre un picco, no? Nel ritorno, nelle prime gare, poi è facile che cada un po' giù. Deve reagire oggi, deve reagire e far vedere qual è la sua classe, il suo livello. E può far bene, però dipende tutto dalle sensazioni, se riuscirà a liberare un po' la testa da questi ultimi due slalom che non sono andati tanto bene e riuscire a essere libero di sciare al 100% senza troppi pensieri.